Ethan Frome di Edith Wharton è l'ultimo libro che ho letto e ho postato. Mi è stato suggerito per mail da una di voi. Era un'autrice che francamente non conoscevo, poi ho scoperto che ha vinto anche un premio Pulitzer, insomma. È nata nel 1862 ed è morta nel 1937. Scrittrice donna. Più che un romanzo, nonostante la lunghezza, che è di 3 ore e mezza circa, mi sembra più un racconto nel senso che è concentrato sostanzialmente su 3 personaggi. È una specie di triangolo, insomma, che si realizza in una casa dell'America profonda, nel Massachusetts, clima invernale, clima freddo, isolamento, solitudine, piccoli pettegolezzi, insomma, vita ridotta all'osso, all'estremo. È quasi un romanzo un po' della miseria anche delle emozioni, della difficoltà e quasi della possibilità di avere una comunicazione soddisfacente tra le persone, soprattutto tra queste 3 persone che formano il nucleo del romanzo e intorno a cui la storia si svolge. Per questo dico racconto, perché si svolge una storia. E questa storia è fatta quasi di poco, insomma, un po' della caratterizzazione dei personaggi. C'è una moglie che è resa con dei tratti molto, la rende molto perfida, questa figura di questa donna nevrotica nel senso che è un'ipocondriaca importante, insomma, è resa anche brutta fisicamente, antipatica, insomma, questa moglie c'è molto antipatica. E poi c'è questa parente della moglie, giovane, che viene ospitata in questa casa, che fa dei lavori di casa, insomma, per la moglie, per la famiglia, la quale in realtà anche lei non riesce a dire il suo sentimento che prova nei confronti del protagonista, di questo Ethan Frome, uomo allora giovane, prestante, 28enne, che si dà da fare, insomma, che regge un po' tutto il sistema, che lavora in continuazione, ma che anche lui ha come unico valore nella sua vita questo affetto che prova per questa ragazza, quasi amore, però non riesce a dirlo, non riescono a parlarsi se non alla fine, quando succederà qualcosa. È tutto il romanzo, poi è tutto il racconto e l'aspettativa di questo qualcosa che succederà. E come nella struttura del racconto, secondo me, no, c'è una vita che avviene normalmente prima, che si svolge, noi la vediamo svolgersi, e poi avviene un fatto che la cambia radicalmente, e da allora tutto sarà diverso. Ecco, e questo un po'. Insomma, è la struttura, proprio l'osso, ridotto all'osso del racconto. Questo racconto poi ha anche una fase, diciamo, di introduzione e una fase di conclusione, nel senso che l'io narrante vede i fatti, incontra il protagonista, questo Ethan Frome, lo incontra quando è già anziano, ha più di 50 anni, insomma, ed è curioso di questa figura, per cui cerca di ricostruire la storia, soprattutto un fatto strano che tutti cercano di tenere nascosto, non se ne parla di questa cosa che è accaduta a questo Ethan Frome. E lui riesce poi ad avere l'informazione su quello che è successo, e quindi poi c'è la conclusione. Che ci fa vedere poi come la vita si è adattata, come questo Ethan Frome si è adattata a questa vita, diciamo, nuova in un certo senso, che è stato costretto a, diciamo, a subire, ad affrontare, una volta che il fatto dominante del racconto si è svolto. Diciamo che in tutto il racconto sentiamo che qualcosa di importante dovrà succedere a un certo momento, e quello che succederà, non lo dico per non anticiparvi i fatti, però
in qualche modo ce lo aspettiamo, ma non ce lo aspettiamo così come succederà, almeno nelle motivazioni. Questo è il libro raccontato in uno stile così, secondo me, è un po' datato, però che emoziona ed è un romanzo che vale la pena conoscere. Io non conoscevo questa autrice, che poi ho visto è anche vincitrice di un premio Pulitzer. E insomma, è un'opera dalla quale hanno tratto anche un film e vedo che ci sono molte letture, molti audiolibri in inglese di questo libro, che evidentemente è più conosciuto e apprezzato lì in America che non qui da noi, ma forse è apprezzato anche qui, solo che io non lo conoscevo. Devo ammettere che non lo conoscevo e che dopo la lettura questo libro lascia una traccia. Ascoltatelo perché si ascolta con interesse, c'è una tensione narrativa e anche emotiva che ci porta fino alla fine. Forse anche il modo che ha l'attrice di tratteggiare questa figura di Zena, della moglie, del protagonista. Perché è una donna, possiamo dire, cattiva. Possiamo dire acida, possiamo dire un po' perversa e quindi questo ci tocca, ci tocca, vediamo che c'è una cattiveria inutile, insomma, meschina, insomma, che contrasta molto con le altre due figure, insomma. Soprattutto con quella del protagonista, insomma, che è quello che rimedia sempre alle situazioni e che si pone problemi. Problemi relativi a una vita rispetto piccola, ristretta in un ambiente piccolo, America profonda. Ecco, questo è tutto. Per quello che riguarda Ethan Frome, volevo approfittare di questo video anche per darvi, forse se non l'avete visto con quest'ottica, anche una dritta per riascoltare se non l'avete ascoltato, oppure per ascoltare se non l'avete ascoltato, il canto dell'amore trionfante di Turgenev. Qui siamo da tutt'altra parte. E Turgenev ambienta questo racconto in Italia. Questo racconto è invece da considerare forse come una specie di fiaba per adulti. Ha molti contenuti simbolici, ha molti elementi simbolici. In realtà ci dà un messaggio già nel titolo, il canto dell'amore trionfante. L'amore trionfante qual è? L'amore trionfante è l'amore fecondo, è l'amore che ha in sé anche una componente erotica tale da poter essere generativo di un'altra creatura, quindi non soltanto un amore platonico, un incontro tra due persone che si amano platonicamente, in cui tutto passa soltanto attraverso la ragione o attraverso un sentimento sublimato. No, è un incontro che deve avere in sé anche una componente erotica, insomma, è un incontro anche fisico che deve esserci. Quando l'amore è trionfante, quindi quando l'amore è completo. E come viene realizzato, come viene visto? Attraverso la figura di due amici, Fabio e Muzio. Però questi due amici rappresentano due personalità diverse. Insomma, sono due amici, ma simbolicamente sono un doppio. Cioè, sono un'unica figura, sono un unico personaggio, che non si chiama né Fabio né Muzio, ma si chiama Fabio e Muzio insieme, che ha queste due caratteristiche. Una di essere bello, simpatico, puro, limpido, insomma, capace di un amore puro. L'altro invece di essere più complesso, più scabroso, meno bello, ma amante della musica, di sentimenti più profondi, insomma, cioè profondi nel senso di
anche torbidi, insomma, capace di un aspetto erotico. Questo aspetto erotico lo andrà e anche, diciamo, un po' magico, che usa effetti particolari, soprattutto la musica, no? Quello che la musica può mettere in gioco attraverso il fatto di non avere bisogno della parola, ma di influire direttamente nel sentimento e quindi anche nella passione, lo andrà a coltivare, lo andrà a mettere a fuoco in Oriente. Ci sarà un elemento femminile, Virginia, anche lei, figura sublime, figura dolce, che sarà l'oggetto dell'amore. E ci sarà il problema di scegliere quale dei due amici sarà per Virginia. Non sarà Virginia a deciderlo, si affida Virginia alla scelta della madre. Ecco qua, anche a una rinuncia da parte di Virginia alla sua, come dire, alla sua facoltà passionale. No, Virginia seguirà, ascolterà la madre, la quale le suggerirà di mettersi con Fabio. E a questo punto, però, dopo 4 anni con Fabio c'è un bell'amore platonico, eccetera, eccetera, ma non nascerà un figlio e lei sentirà la mancanza del figlio. Ed ecco che deve arrivare Muzio dall'Oriente, il quale, anche qua, attraverso tutta una serie di artifici e anche di meccanismi simbolici, un violino ricoperto di serpente, un archetto con la punta di diamante che brilla, serpenti che si muovono, cose varie, insomma, molti simboli fallici, insomma. Questo canto che lui suonerà con questo violino, ma anche lei molto sensibile alla musica, all'influenza della musica, insomma, nasceranno delle suggestioni e queste suggestioni porteranno i due prima a fare un sogno, anche questo altamente simbolico. Una stanza oscura con una piccola porta nascosta che a un certo punto si apre, tanti altri elementi un po' misterici, e tutti e due faranno un po' un sogno che si assomiglia molto, e poi si sentiranno attratti uno dall'altra, e questa attrazione porterà anche a un'attrazione fisica, insomma, e quindi ci sarà un incontro anche fisico che Fabio a un certo punto verrà a scoprire, insomma, verrà a rendersi conto di questo che è successo tra i due. E quindi Fabio cercherà di disfarsi dell'ospite che prima invece aveva accolto volentieri dopo 4 anni, insomma, no? E lo pugnalerà alla fine. Ma questo ospite in qualche modo non morirà. Non morirà perché continuerà a vivere nel figlio che ha lasciato. E quindi questa parte di sé, passionale, continuerà a vivere nel figlio che avrà generato. E quindi Muzio, una volta generato questo figlio, una volta che Virginia diventerà madre, non avrà più bisogno di restare e partirà. Insomma, non morirà in seguito alla pugnalata, perché vivrà poi nel figlio. Allora, se